Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una coach spirituale, un'insegnante di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce e di connessioni angeliche. In questo video ti parlerò del servizio divino. Ebbene, caro operatore della luce, volevo ricordarti che sei qui perché è stato scritto dalla tua anima perché ancora prima di incarnarti hai firmato un contratto col tuo sé superiore, con Dio, con l'amore, dicendo che a un certo punto della tua vita ti saresti risvegliato, risvegliata alla consapevolezza di chi tu sei e del perché sei venuto, venuta qui per servire la luce, per portare quello che viene chiamato servizio divino e per seguire quella che è la missione della tua anima. Molto probabilmente, se sei già avanti nel tuo cammino spirituale, sai già qual è parte della tua missione d'anima, ma se sei all'inizio di questo percorso, le domande sono tante. Ti chiedi perché sono qui, cosa sono venuta a fare, perché mi viene così difficile vivere in questo pianeta, perché non riesco a uniformarmi alla società, perché non riesco a fare i lavori che fanno queste persone, perché vorrei fare qualcosa di più importante. Senti come la spinta a voler aiutare il prossimo, aiutarlo in tantissimi modi, che potrebbe essere dal punto di vista spirituale, oppure potrebbe darsi che tu sei un infermiere, un'infermiera, un medico, e magari già da anni, già nella prima fase della tua vita, la chiamata è stata quella di aiutare il prossimo, però è possibile che a qualche livello la tua chiamata sta prendendo una deviazione, nel senso che vuoi aiutare gli altri, ma non vuoi più aiutarli nel modo tradizionale, vuoi aiutarli da un punto di vista più profondo, il livello dell'anima, perché inizi a capire che tutte le malattie, che tutti i blocchi, che tutto ciò che impedisce alle persone di essere felici è legato a un disagio dell'anima, qualcosa di più profondo e che quindi bisogna agire in un piano superiore. Queste sono piccole consapevolezze che gli operatori della luce iniziano ad avere quando vengono chiamati dall'anima e quindi magari inizi a studiare, a ricercare, a leggere libri, a frequentare corsi e seminari, a guardare video su YouTube, ad ascoltare i maestri spirituali, a studiare le religioni, a comprendere meglio la New Age, la spiritualità, insomma, a 360 gradi inizi a fare una ricerca per completare la tua formazione, per comprendere chi tu sei veramente. Se sei in un livello avanzato del tuo percorso di vita, inizi a meditare, inizi ad ascoltare il dentro, cioè la tua parte interiore, la tua anima che ti chiama, che ti parla, che ti indica il percorso da intraprendere. Però potrebbe essere che anche se sai chi sei, anche se sai che cosa sei venuto a fare, potresti avere dei blocchi nell'agire nella direzione dei tuoi sogni, perché subentra la paura e quindi l'anima non è sbagliata la paura, la paura fa parte del gioco, un gioco di riallineamento all'amore, perché per poter essere l'amore che tu sei, per poter esprimere la radianza e irradiare la luce del creatore in questa tua espressione dell'anima, devi uscire dall'ego, ossia uscire dalla paura, uscire dal giudizio, uscire dalla competizione. In molti casi gli operatori di luce non conoscono la competizione, non interessa loro questo tipo di frequenza, però vivi in un livello di autostima molto basso. Quindi ricordati che avere una stima alta di te stesso e di te stessa non è ego. Ego è sentirsi al di sopra degli altri, ma l'autostima, l'amore per te stesso e per te stessa non ha niente a che vedere con l'ego. Quindi è importante lavorare sull'amore
di chi tu sei anche in questa espressione corporea, anche in questa tua espressione fisica, in questo piano della materia. Quindi è un lavoro molto importante quello di riallinearsi alla propria anima, è un lavoro di amore, un lavoro di riallineamento alla tua vera essenza, e per fare questo c'è un percorso da fare, un lavoro sul perdono di tutto quello che hai vissuto in questa espressione terrena di questa vita e delle altre vite. Infatti, molte anime antiche, operatori della luce, hanno vissuto in questa vita terrena delle prove talmente difficili che la maggior parte degli esseri umani morirebbero al solo pensiero di vivere questo tipo di esperienze. Quindi esperienze di violenza, esperienze di bullismo, esperienze di lutti, esperienze di abbandono, esperienze di rifiuto, esperienze molto traumatiche, molto forti da superare. Ma chissà perché la tua anima è più forte, la tua anima sa come deve affrontare queste sfide. Però è necessario perdonare, dicono gli angeli, dice l'arcangelo Michele, per guarire la tua anima, per riconnetterti con l'amore, perché per poter servire e aiutare gli altri devi prima guarire te stesso, guarire te stessa. E quindi è importante fare questo lavoro spirituale di guarigione del cuore, per riconnetterti col tuo bambino, la tua bambina interiore, per riconnetterti con la tua anima. Quindi il processo del perdono è un lavoro fondamentale e determinante, ok? Per chi non lo sapesse, potrete trovare la preghiera del perdono una persona alla volta sul mio sito internet connessioniangeliche.com. È un aiuto molto importante perché almeno avete uno schema, potete seguirlo e potete lavorare sul perdono in tantissimi livelli. Uno strumento molto molto potente che io stessa utilizzo oltre alla preghiera del perdono è anche Ho'oponopono. Mi dispiace, ti prego, perdonami, grazie, ti amo. È come un mantra che ripetuto più volte, andando a focalizzarvi sul blocco, sul dolore, sulla sofferenza, è veramente utile per sciogliere i nodi. Ok? Quindi sono tanti gli strumenti. Un altro strumento da me ideato è quello di Logos Healing per andare a cambiare la percezione della realtà di dolore e sofferenza legato a un trauma, un lutto, una paura, un'emozione negativa. Per maggiori informazioni vi allego il video qui sopra, potete ascoltare di che cosa si tratta e può essere veramente utile per pulire il canale. E sì, anima infinita, perché il percorso dell'operatore di luce è quello di pulire il canale per essere ogni singola cellula del tuo corpo e ogni parte dei tuoi corpi sottili, quindi l'intero tuo campo energetico, deve arrivare a vibrare nella frequenza della compassione, del perdono, della gratitudine, della gioia infinita, perché questo ti consentirà di ascendere, di elevarti, di innalzarti in un livello superiore, in un livello che ti consentirà di essere esempio di amore in terra, di irradiare la luce del Creatore, di diventare attraente agli occhi di chi sta cercando aiuto. Una forma di attrazione che riguarda la connessione del cuore, non certo la manipolazione o la seduzione. La legge dell'attrazione è una legge che dice che i simili si attraggono nei pensieri, ma anche nelle intenzioni. Quindi le tue intenzioni pure di amore, di servire, di aiutare, non faranno altro che attrarre le persone che con amore stanno cercando il tuo aiuto. Quindi è importante, anima infinita, se il tuo desiderio è quello di aiutare, fare un grande lavoro su te stesso. Molto probabilmente, se sei avanti nel cammino spirituale, tu questo lavoro lo stai già facendo. Quindi uscire dall'ego significa anche uscire dal giudizio, come ho già detto in altri video. Come si fa? Si fa in questo modo: osservare il tuo giudizio, la tua forza, anche la voce egoica che parla dentro di te non è certo la voce del cuore. Quindi per sentire Dio, per sentire gli angeli, per sentire l'amore divino è importante trascendere quella voce illusoria dell'ego che non fa altro che giudicare. Se ti attaccano, non fa altro che rispondere
rispondere all'attacco. Se ti giudicano, non fa altro che giudicare. E invece è importante, quando vi accorgete che quella voce si attiva, rimanere in silenzio e rendervi conto che quella voce non siete voi, che quei pensieri negativi non siete voi, e in un certo senso vi dovete dissociare da questo, da questa voce lamentosa, ok? Se sentite lamentele dentro di voi, intorno a voi, nei vostri pensieri, quello è l'ego. La distruzione dell'ego è necessaria e fondamentale per ricollegarti con chi tu sei. Mano a mano, a forza di trascendere l'ego, a forza di staccarti da questa, da questo finto sé, perché è una parte finta, è una parte creata da delle credenze, da dei pensieri che hai pensato più volte, da emozioni, magari anche di dolore. Mano a mano questo andrà a sgretolarsi e mano a mano la tua luce inizierà a essere irradiata all'esterno, e mano a mano la chiamata di servire, di aiutare, diventerà più grande, ma allo stesso tempo diventerà più concreta, e riuscirai anche nel piano della materia a manifestare il tuo sogno, possa essere quello di anche esercitare in un settore tradizionale, ci mancherebbe altro, ma possa essere anche quello di diventare un operatore olistico, piuttosto che come dire, aiutare gli animali, aiutare, diventare un attivista per servire gli animali, che sono le creature che abitano questo pianeta, sono i veri abitanti del pianeta Terra, e che stanno urlando e stanno chiedendo aiuto alla madre Terra. Oppure potresti metterti a servizio della Terra dal punto di vista ecologico, dal punto di vista di fare una, di magari anche lavorare in un settore che produce un tipo di energia più sostenibile, più ecologica, insomma qualunque sia il settore che possa, possa essere indirizzato ad aiutare la madre terra, gli animali, le persone, perché inizia ad avere una chiamata più elevata, cioè la tua chiamata al servizio divino va a trascendere l'ego, mentre l'ego invece si concentra su che lavoro posso fare per diventare ricco, un esempio, no? Oppure mi laureo in divento un avvocato non per aiutare gli altri, ma perché posso guadagnare tanti soldi. Quindi è un'intenzione un pochino sbagliata. Non sto dicendo che tutti gli avvocati sono così, no, assolutamente, ci mancherebbe altro, però molte persone nel mondo della terza dimensione, purtroppo non è un giudizio, ma erroneamente, anche per cultura, vengono sollecitati a studiare, a migliorare se stessi per avere un bel posto fisso, per un discorso solo ed esclusivamente economico, quando invece la chiamata è dell'anima. L'anima vuole servire la luce, l'anima vuole portare un servizio divino, quindi anche l'abbondanza dal punto di vista economico è una conseguenza diretta di quello che tu fai come servizio, ma la priorità è il servire, l'aiutare il prossimo, aiutare e poter anche esprimere la tua anima. Molti operatori di luce sono artisti, sono pittori, sono cantanti, sono scrittori. Quindi c'è bisogno di portare fuori questa tua creatività, perché se tu sopprimi, se tu non permetti alla tua anima di venire fuori, rischi di ammalarti anche nel corpo, nell'anima, nello spirito, e rischi di cadere in un livello anche di depressione, perché vai a respingere quello che invece tu vuoi essere, perché tu sei quella cosa lì, e quindi devi esprimerti a 360 gradi. Molte anime stanno vivendo paure molto grandi, paure quasi irrazionali, perché non riescono a superarle, non riescono a
uscire dal giudizio negativo di se stessi, del mondo, perché sono molto sensibili anche alle energie e sensibili anche alla situazione esterna e caotica che abbiamo nel mondo della terza dimensione, che porta a qualche livello di istruzione, guerra, competizione, morte di migliaia di animali. Quindi quando inizi a diventare sempre più sensibile, puoi vivere assolutamente una fase di grande dolore e sofferenza per l'umanità. Io ricordo che nel 2019, veramente ancora prima che arrivasse il virus e così via, io sentivo l'urlo della madre terra, l'urlo degli animali, l'urlo dei bambini, di bambini che stavano vivendo anche violenze e così via. Quindi sentivo il dolore dell'umanità. Essendo chiaro senziente, questo dono si è sviluppato come all'ennesima potenza, era invivibile in un corpo umano, per un essere umano, vivere quel dolore. Quindi questa sensibilità estrema, io ho dovuto pregare, ho dovuto lavorare su me stessa, ho dovuto perdonare, perché se no molto probabilmente non ce l'avrei fatta a vivere in questo piano della terra, perché è troppo troppo denso, troppo c'è troppo dolore, c'è troppa cattiveria, e l'unico modo per uscire da tutto questo è il perdono, è la preghiera. Volevo assolutamente informarvi che ho scritto delle preghiere dettate dall'Arcangelo Michele, che sono un grandissimo aiuto e un grandissimo sostegno per le anime che stanno vivendo questa sensibilità estrema, che hanno bisogno di protezione, che hanno bisogno di essere più forti, più nel proprio potere, e che stanno vivendo questa trasformazione energetica, questo passaggio vibrazionale, ma sono molto empatici, molto sensibili. Questa preghiera è la preghiera di protezione psichica giornaliera, c'è la protezione della casa e degli ambienti e il processo di liberazione, e potete trovarlo sul mio sito internet connessioneangeliche.com, risorse gratuite, e potete trovare queste preghiere anche su YouTube, quindi sul mio canale Connessione Angelica con l'Arcangelo Michele. Ascoltare tutti i giorni o recitare tutti i giorni queste preghiere vi consente di schermarvi, vi consente di accettare il mondo della 3D così com'è. Questo non significa che sia giusto, ma ricordiamoci che la preghiera, il perdono e mandare luce nell'oscurità servirà per aiutare molte anime ad ascendere, perché l'obiettivo è quello che più persone possibili possano elevarsi, innalzarsi in un livello vibratorio superiore, perché la Madre Terra ha fatto la scelta di ascendere, quindi chi ascenderà con lei riuscirà a vivere la nuova energia, riuscirà a vivere il nuovo paradigma di amore, ok? Siamo veramente nei tempi finali, questi tempi sono determinanti, sono di passaggio, è per questo che molte anime si stanno risvegliando proprio in questo periodo storico speciale, ok? Quindi nonostante io mi sia risvegliata nel 2009 e sono in piena transizione, naturalmente in un livello molto più elevato rispetto all'inizio, perché ripeto, qualche anno fa la mia sensibilità era esagerata e per me è stato veramente difficile fare questo passaggio, questa transizione, ma veramente l'aiuto degli angeli, l'aiuto dell'Arcangelo Michele, l'aiuto di queste preghiere è stato determinante per consentire di mantenere la mia sensibilità, la mia empatia, ma di vivere anche un livello di accettazione nei confronti di chi ancora è indietro, di chi ancora si sta risvegliando. Quindi non smetterò mai di fare video, non smetterò mai di parlare di questi argomenti, perché non sono passati, non è assolutamente vero. Chi pensa questo non è in una fase di transizione, chi pensa questo è ancora nella fase del risveglio mentale, cioè crede di essere risvegliato qui,
ma non qui, ok? Non è ancora il suo momento per lo shift, perché veramente le anime in risveglio sono tante e hanno bisogno di conoscere, di avere queste informazioni, ok? Per quanto riguarda il servizio divino, in quanto questo video riguarda il servizio divino, è importante ascoltare l'anima. Molto probabilmente verrai spinto a cambiare direzione, cambiamento di relazioni, cambiamento di lavoro, cambiamento di ambiente, cambiare città, cambiare casa. Molto probabilmente la tua anima ti porterà a fare dei cambiamenti drastici nella tua vita, che sono fondamentali. All'inizio ti creeranno tanto dolore, tanta sofferenza, ma il premio che tu riceverai in cambio sarà molto grande, perché riuscirai finalmente a sentirti vivo, a sentirti gioioso, gioiosa, a sentire che questa è la chiamata della tua anima, a sentire, a poter esprimere creativamente la tua anima, a poter fare il lavoro che tanto desideri, poter aiutare gli altri, sentirti grato, sentirti grata, incontrare il partner di vita, perché anche questo è importante. Molte anime lavoreranno in coppia, come coppie sacre sul pianeta Terra. Pensate alle coppie di fiamme gemelle, come alle coppie di anime gemelle, che non sono da sottovalutare. L'amore delle anime gemelle è fondamentale per mantenere l'energia dell'amore viva sul pianeta Terra. Quindi molte coppie sacre lavoreranno per operare il servizio divino, per aiutare gli altri, per portare esempio d'amore in terra e per aiutare concretamente chi è indietro nel cammino ad uscire da questo dolore, da questa sofferenza, dai traumi, dalle emozioni negative, dalle paure. Il lavoro degli operatori di luce è proprio quello di prendere per mano il prossimo e accompagnarlo in un livello successivo della propria evoluzione. Ma non solo, servizio divino è raggiungere quella vibrazione di amore, essere espressione dell'amore che tu sei veramente, perché anche solo con la tua presenza irradierai la luce del creatore. Questo è fondamentale per mantenere alte le frequenze sulla terra, per integrare i codici di luce del creatore, per radicarli alla terra e per permettere al pianeta di ascendere più velocemente, ok? O meglio, aiutare le altre creature del pianeta ad ascendere più velocemente, perché il pianeta sta già vibrando in una nuova frequenza, sta già ricevendo i codici di luce, sta già accettando. Noi dobbiamo fare lo stesso. Questo ci consentirà all'unisono di creare una nuova realtà, un nuovo paradigma di amore, un mondo ricco di abbondanza comune per tutti, di gioia infinita, dove non esisterà più nessun tipo di razzismo, nessun tipo di giudizio. Ognuno potrà esprimersi spiritualmente, creativamente, lavorativamente, si lavorerà meno ore, ci sarà più tempo per dedicarsi alla propria spiritualità, la spiritualità verrà considerata sacra nella nuova energia, e assolutamente non esisteranno più questi scontri, questi giudizi violenti, ci sarà la fine della guerra, la fine della dominazione, la fine della competizione, la fine dell'ego, ci sarà la caduta dell'ego. E quindi, anima infinita, il tuo scopo è proprio quello di ascoltare e di portare il tuo servizio divino, perché il mondo ha bisogno di te, perché se tu non lo farai vivrai male la tua vita, se tu non ascolterai la chiamata dell'anima. Hai firmato un contratto d'anima, un contratto che molto probabilmente sei alla tua ultima incarnazione, e questo contratto non è un contratto che, per carità, se deciderai di non seguire la chiamata della tua anima, vivrai male, perché sei più sensibile e questa tua sensibilità la devi in qualche modo utilizzare a servizio del prossimo. Non riuscirai se no a vivere, possa anche solo essere aiutando amici e parenti, aiutando la famiglia ad evolvere, però a qualche livello devi irradiare la luce, devi fare un lavoro di autoguarigione, un lavoro di riallineamento alla tua anima, al tuo sé superiore, perché sennò vivrai male, perché l'anima spinge, l'anima è più forte, l'anima
ti sta chiamando, quindi per piacere, anima infinita, non aver paura di ascoltare la tua anima. L'unica cosa che io ti posso dire, se non riesci ad affrontare questo passaggio, se non riesci a seguire lo scopo divino della tua anima, se hai bisogno di una mano, puoi assolutamente rivolgerti a un coach spirituale. E se reputi che io possa essere una persona di fiducia, non esitare a contattarmi e ti mostrerò il lavoro che insegno agli operatori di luce, per rendere le anime indipendenti. Non è mia intenzione rendere le persone dipendenti da me, io rendo i miei clienti indipendenti, autonomi, insegno loro come fare e poi ognuno di voi camminerà con le proprie gambe. Io stessa, quando ho avuto bisogno, mi sono rivolta ad insegnanti spirituali, ad aiutanti spirituali, perché avevo bisogno di una mano, per ascendere più velocemente, per elevarmi, per innalzarmi e per guarire in maniera più veloce, ok? Naturalmente nel rispetto delle tempistiche divine. Quindi per qualsiasi informazione non esitate o non esitare a contattarmi. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Il prossimo video parleremo del sesto senso inteso come sentire, ok? Un abbraccio, a presto. Ciao, ciao, ciao.